Ladies and gentlemen, rieccovi in un nuovo video di Power 3D, la potenza del 3D. Attenzione, siamo sempre in compagnia del Max. Ciao ragazzi. Del Carlo. Ciao guys. Sempre in Max Spe 2022, Bologna, stand 3DZ. Abbiamo visto una Formlabs che tu hai detto questa è una rivoluzione su quelle a polvere. Assolutamente. Perché costa 35.000 euro una roba del genere. Sì, è una stampata a polvere a 35.000 euro con un piatto di stampa ridotto, 8 sì, ma litri. Come si deve. Ci sono altre stampanti a polvere, ma hanno dei piatti di stampa troppo piccoli per lavorarci. Questa è un... Questo è un bel volume, okay. Mi sembra 15x20x30 di altezza. Sì, 8 quindi... litri, ok. Sì. Rivoluzionaria per il costo, per i bassi. Sì, perché a posto e la qualità. Avere stampanti da sì. 200-300 mila euro, con questa fai sì, produzione sì, comunque. Sì, sì, sì. Definitiva. Sì, sì. Lanciamo il video. Tac. Ciao, guys. Nuovo video. Nuovo siamo video. In. Siamo in 3DZ. Attenzione. Compagnia realtà, di. Sempre italiana. Compagnia di Bruno. Salve, ciao, Bruno. E siamo qui per parlare della Fuse 1, giusto? Fuse 1. Tu l'hai vista e detto, questa qua è una rivoluzione. Questa sì, è una macchina che cambierà un po' il mercato. Sì. Formlabs, sì, questa qua. Una stampante a polvere. Siamo un'azienda la quale ha un'esperienza di più di 10 anni sul settore additive. Principalmente ci occupiamo e vendiamo tutte le tecnologie che sono a disposizione nel settore appunto della stampa 3D. Vendete, ho visto tante marche, Markforged, Formlabs. Diciamo che il mercato è molto vasto, sì. È molto vasto sia nell'ambito delle tecnologie ma anche nell'ambito appunto dei brand che possono essere insomma a disposizione dell'utilizzo dell'additive. Noi principalmente ci occupiamo, abbiamo appunto come nostri brand, collaboriamo con Markforged, che è un'azienda americana che appunto tratta principalmente macchina a filamento, FDM sì. Per intenderci. La Formlabs, che internamente ha due tecnologie a disposizione. Perché è rivoluzionaria? Carlo mi ha detto che è rivoluzionaria questa. Allora, è una tecnologia rivoluzionaria per il semplice fatto che... Ha battuto i costi, mi ha detto. Attualmente, esatto, è una tecnologia perché riesce a essere competitiva in confronto magari ad altri brand che hanno, insomma, più esperienza sull'ambito dell'utilizzo del sintetizzato polveri, anche per un semplice fatto di aver abbattuto i costi semplicemente nell'acquistarla, per okay. Intenderci. Quanto, in proporzione, in percentuale, quanto costa meno? Costa praticamente, facendo la metà. Proporzione, anche più della metà, un terzo. Intorno ai 60% o meno di costi. Sì. Sì. Costi riguardante sia il completamento del macchinario, ma anche poi magari nella gestione e la semplicità di utilizzo che viene fatto. Come potete notare, vi posso far vedere qui una parte della macchina sì. Dove praticamente è il printer, dove direttamente si vanno a stampare i nostri particolari in sintetizzato polveri. Questa è la vasca, l'ingresso della vasca. Qui cioè, praticamente della vasca. Entriamo con il build, appunto sì. Dove c'è una stampa direttamente da un laser, quindi okay. Viene sintetizzata la polvere da un laser. Ok, e qui possiamo monitorare direttamente da una telecamera interna la lavorazione appunto che stiamo effettuando. Allora, io non la conosco tanto bene. Sì. Ogni layer butta della polvere, come funziona il processo? Allora, il procedimento è, in questo caso possiamo vedere, su questa vaschetta qui abbiamo il materiale interno. Ok, okay. In polvere. In polvere, che poi viene depositato internamente sul piatto di stampa con un rullo controrotante dove da un lato mi va a spalmare la polvere sì. E dall'altro me lo va, diciamo, a compressare per un semplice fatto di avere un'aderenza al piatto e così quando vado a sinterizzare ho e poi un c'è il laser e c'è il laser che mi va a sinterizzare praticamente e mi va a solidificare il mio particolare. Altezza layer? Altezza layer siamo intorno al decimo. 0,1 esatto. E quindi la stampante riesce a spalmare 0,1 di polvere? Assolutamente sì. 0,1 o 0,25. Ok. E io vengo dalla stampa FDM. Tempi di stampa più o meno, nel senso... Allora, tempi di stampa... Ma sono fissi, no? Cioè, assolutamente. Riempiendo il build sì, c'è un massimo, non si può andare oltre, c'è no? C'è un massimo. Cioè, il tempo lo dà l'altezza. Chiaramente, perché è una tecnologia che mi permette di lavorare moltissimo in Z.
Sì. Questo, avendo la polvere un autosupporto, posso sfruttare la fase, chiamiamo così, di produzione. Quindi l'altezza mi permette di avere più componenti uno sopra l'altro. E quindi, insomma, un tempo massimo che possiamo dare di stampa siamo intorno ai 22-23 ore di stampa. Esatto, quindi l'oggetto cioè, non bisogna un giorno. Non si pensa più che l'oggetto va posizionato sul piatto, ma sì, va posizionato nella vasca, semplicemente, sì, va riempita la vasca. Assolutamente. No? E quindi effettivamente non cambia niente. Beh, vedi la riga del layer 01. Vediamo qualche oggetto. Diciamo che vi posso far vedere qualche oggetto che abbiamo qui. Si parla sempre di nylon, giusto? Sempre di nylon PA12. Ma okay. La venatura fa, nel senso, bisogna guardare un po' il taglio della venatura per rendere l'oggetto più rigido. Cioè io quando disegno qualcosa calcolo già la superficie che non si deve spezzare magari se... Chiaro. Cioè perché il layer è più debole. Sì, quindi quando lo posiziono nella vasca, quello lo devo guardare almeno. Allora, la venatura diciamo che è più visibile sull'ambito del filamento, ok? Perché sì, c'è un'estrusione, ok? La quale... Ovviamente c'è lo strato appunto che è più visibile, invece sulla polvere, come potete notare, vi posso far vedere un particolare già assemblato, una superficie molto 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 buona, ok, un design molto particolare e la peculiarità di questa macchina è appunto quello di fare anche particolari già assemblati, dove le altre tecnologie come la stelitografia o l'FDM non ci permettono di poter il paint realizzare in place, diciamo, stampo tutti i meccanismi insieme. Assolutamente, cioè, assolutamente sì. Abbiamo una precisione superiore anche rispetto a un FDM. Allora, diciamo stavo vedendo le scritte, volevo chiedere, non c'è un ugello, c'è il laser che dimensione ha? Bravissimo. Allora, come precisione, come vi dicevo prima, siamo intorno al 100 al decimo, ok? Sì. E lo strato può essere o centesimale, insomma 100 micron, oppure 125, come possiamo vedere scritto anche in questo caso qua. Ma la larghezza del quant'è? Non ho capito. Cioè il laser è molto più fine, quindi aumenta di più diciamo le tolleranze sono superiori. Ok, ma se io per esempio uso ugello 04 sulla mia stampante, quello potrebbe essere... Ah, tu dici la larghezza sulla precisione tutte le tecnologie, bene o male, siamo intorno al decimo. Un più o okay. meno. Beh, come avere un ugello 01. Esatto, bravissimo. Poniamo, sì. Bravissimo, sì. Assolutamente. Beh, cavolo. Sì. Però 0, è una velocità 4, diversa. 0, è una velocità diversa. Allora, le velocità sono abbastanza comparabili, nel senso che né il filamento né diciamo il sintetizzato a polvere sono due tecnologie, diciamo, di velocità, non puntano su quello. Sì. La polvere punta principalmente sul lato produttivo, production, quindi okay, ci permette di essere produttivi, ci permette di essere diciamo anche versatili sulla produzione, soprattutto sul custom, grazie magari anche dei materiali, come può essere magari il PA12 che abbiamo visto, magari anche dei PA12 caricati. Possiamo caricare attualmente con anche un caricato vetro del 30%. Oh, okay. Un materiale che comincia a essere già più performante e più, diciamo, utilizzato per particolari meccanici. C'è anche carbonio? Caricato carbonio? No. Attualmente non c'è un caricato carbonio sulla tecnologia a polveri. È uno studio che si sta ampliando e ci stanno arrivando soprattutto anche con questa macchina. Ci saranno delle grosse novità tra qualche mese per dei nuovi materiali. Assolutamente sì. Assolutamente Carlo, sì. Vendi la Lotus e comprane una. Sì, va bene. La parliamo. Senti, siamo qua anche per voi. Ma come mai? Aspetta, io voglio chiedere, come mai questa costa meno della metà? Un motivo principale, diciamo, di questa differenza economica è soprattutto il volume di stampa. È più piccola. Abbiamo delle tecnologie che hanno volume di stampa molto più grande. Che piatto è questa? Qui siamo un 16,5 per 300 in altezza. Okay. 16,300, ok. In un volume di 8 litri, per intenderci. Okay. Okay. Altre tecnologie hanno un volume che possono arrivare addirittura anche a 60 litri. Ah, giganti! Quindi sì, parliamo di stampanti industrial, okay, sì, le quali hanno anche una numerazione di produzione molto molto più alta. Beh, 16x16,300? Beh, 16 centimetri. Però fai tanti pezzi, magari... si chiama nesting, no? Ne sì, metti tanti, esatto, uno sopra l'altro. Purtroppo qui non abbiamo un particolare, diciamo, tutto
tutto unico di nesting, però vi lascio intendere che appunto il Z viene sfruttato moltissimo appunto per l'ambito production, per la produzione. E a questa bisogna aggiungere poi due macchine secondarie di post processing, giusto? Assolutamente sì. Due. Assolutamente sì. Ci sono due post processing per il semplice fatto di ottenere poi alla fine un particolare con una finitura superficiale buona. Ok, si potrebbe anche comprare solo singola? Allora, solo singola diciamo che saremo un po' limitati sulla fase di post lavorazione, okay. Perché serve una seconda postazione per il fatto di andare a pulire i nostri particolari stampati, okay. Quindi serve una pulitura, di andare a dividere, okay, i particolari dalla polvere non sinterizzata. Ok, quindi un aspiratore, una postazione dove possiamo dividere e dove viene recuperata poi anche la polvere stessa, perché la polvere possiamo anche dire che fa da autosupporto, quindi recuperiamo del materiale per successive stampe. Ok, Carlo mi diceva che va miscelata con della nuova, quella assolutamente recuperata. Sì, sulle successive diciamo stampe abbiamo la possibilità di recuperare. Sembra il 70%. Sembra uno che ne sa io, ma invece tutte robe che mi ha raccontato però lui. Però ne sai, assolutamente. Sei preparato. Abbiamo fatto i compiti. E quindi un 70% della polvere che non è stata sinterizzata sulla prima stampa lo possiamo miscelare con un 30% di polvere nuova. Questo ci permette di abbattere anche i costi, quindi non abbiamo uno spreco reale, ma abbiamo un recupero in questa cosa qua. Allora, okay. 8 litri di stampa, quanti chili di polvere ci stanno? Bene o male, fate conto, siamo intorno ai 10 kg. In 8 litri ci stanno 10 kg, sì. Questo specifico più alto dell'acqua. Quindi diciamo che costo, bene o male... Perché polvere anche, costo al chilo? Costo al chilo siamo intorno a 90 euro al chilo. Ok. 90 euro al chilo. Un nylon comunque, anche a filamento, 60, 100. Diciamo, 1000 euro al pieno. Esatto. Se vogliamo dirla così, sì. Però diciamo che sul filamento possiamo trovare, abbiamo una versatilità di materiali incredibili che possono costare anche 30-40 euro al chilo. Sì, meno. Sì, filamento. Sì. Filamento. Filamento è molto più ampio la disponibilità di materiali. Sì, sì. Questa è limitata, però diciamo un materiale anche definitivo. Beh, il nylon. Moltissimo. Sì. Io lo pago anche 9 euro al chilo. Ecco, vedi. Non volevo arrivare a quello. Professionista, lui è un professionista delle offerte. Senti, le scontistiche sono e a listino questa, cosa viene a listino questa? Allora, diciamo su un costo totale della macchina, per avere un utilizzo completo, essere autonomi al 100%, siamo intorno all'investimento dei 37-38K. Ok, completo? Euro per intenderci. 38. Vendi la Lotus, davvero? Poi c'è il codice sconto, Power3D, 5%, link in descrizione. C'è il codice sconto, anche fiera, quindi esatto. Se vuoi possiamo già... Si possono sommare gli sconti? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Io vendo Subaru. Va bene. Vai. Il riscontro com'è? Buono? Cioè di questa stampante? Assolutamente sì. Stiamo riscontrando sempre un interesse maggiore nelle aziende le quali hanno un interesse sulla produzione custom. Quindi si stanno avvicinando sempre di più a questa tecnologia per un inserimento interno e cominciare a fare una produzione per appunto la vasta dei clienti che hanno internamente. Quel dinosauro è stampato con che stampante? Questo dinosauro è stato stampato direttamente con questa che vediamo, sì, qui, la Fuse One. Mamma mia, guarda i denti! E poi è stato, pazzesco, diciamo, assemblato, incollato e assemblato per avere appunto il componente completo. Figo, io so. Madonna. Ti ringraziamo, Bruno. Grazie mille a voi. Andiamo da un tuo collega. Vi faccio strada e magari vi accompagno dal collega. Grande. Dai, prego. Sempre 3DZ, siamo in compagnia di? Di Salvatore. Salvatore Milana, responsabile application engineer di 3DZ. Ciao. Abbiamo qua una Mark Forge FX20. Questa ce l'avete solo voi. È una stampante 3D industriale. Questa non è la stampante, questa è una stampante nella stampante. Esatto. Facciamo vedere. Questa macchina ha un volume di lavoro talmente gigante, grande che può stampare una stampante intera. Può stampare una stampante in funzione. Ho un volume di lavoro di 525x400x400. Okay. È una macchina che aggredisce gamba tesa quello che è il settore aerospaziale. Perché? Perché abbiamo materiali certificati per questo settore. Rispetto a tutte le altre macchine della gamma Marforge, questa macchina è in grado di stampare l'Ultem 9085 e di rinforzarlo con la fibra continua di carbonio. Quindi posso avere un componente che chimicamente e fisicamente è molto molto resistente e meccanicamente ha la caratteristica tipica della fibra lunga di carbonio.
cosa ha di diverso questa macchina rispetto a tutte le altre macchine, non solo della gamma Marfa? Che me l'hai detto prima, che ce ne sono tre in tutta Europa e ce l'avete qua voi una. Esatto, sono il vero vantaggio di questa macchina è che è in grado di estrudere molto materiale in unità di tempo, garantendo una finitura superficiale eccezionale, quindi è una macchina molto veloce. È talmente veloce che la stessa Marfoge ha previsto un sistema di caricamento del materiale che avviene in questa stazione, wow, che si chiama Material Cabinet, dove io qui posso mettere più bombine insieme, quindi bombine da 3200 cm cubici, e prevedere anche un sistema di cambio automatico del materiale. Se il materiale comunque dovesse finire durante la stampa, io posso cambiarlo durante la stampa senza alcun tipo di problema. Cosa faccio con questo tipo di macchina che fondamentalmente non riesco a fare con altre macchine? Posso fare pezzi di grandi dimensione, pezzi completi, cioè non in parti. Pezzi completi come il corpo di questo drone, parliamo di componenti molto tenaci, quindi componenti che se mi vanno a cadere a terra non vanno assolutamente a danneggiarsi né meccanicamente né fisicamente. Che materiale è questo? Questo è un Onyx, che è un piacere rinforzato con particelle tritate di carbonio con un rinforzo in fibra continua inserito all'interno della struttura del drone. Quindi ha un'anima? Ha un'anima in fibra lunga di carbonio. È di carbonio, ok. Ha esatto. Doppio estrusore quindi questa? Questa macchina ha ben tre estrusori. Ho un estrusore per il materiale di base, che è l'Onyx, disponibile in tre varianti. Una variante, l'unica Markforge con tre estrusori? È l'unica Markforge con tre estrusori. Ho fondamentalmente tre materiali di base Onyx. L'Onyx Standard, l'Onyx Flame Retardant e l'Onyx ESD. E poi ho chiaramente l'ultimo 9085. Ho un altro estrusore che è in grado di stamparmi quattro tipologie di fibra: fibra di carbonio, fibra di vetro, fibra di vetro ad alta temperatura, e poi ho un supporto dedicato per l'ultimo, per una semplice rimozione dei supporti a fine stampa. Okay. Questa è fondamentalmente la macchina. Parliamo di una macchina che ha dei materiali certificati secondo la normativa FAR 25853 per il settore aerospaziale, e ha addirittura dei materiali dei quali viene fornito il cosiddetto lotto di produzione del materiale stesso, per soddisfare appunto quello che sono le richieste della certificazione aeronautica. Tra mille curiosità, questa come le altre Markforge lavora a camera fredda? Questa, rispetto alle altre Markforge, questa per poter stampare l'ultem ha bisogno del piano e della camera riscaldata. Ok. Ciò nonostante, visto che questa è un'ottima domanda, questa è una macchina che nonostante stampi pezzi molto grandi garantisce una planarità dei pezzi attaccati al piano molto elevata rispetto a tutte le altre macchine a filamento presenti sul mercato, quindi non presenta nella maniera più assoluta e categorica il problema del warping. Non usi il brim? Posso usare anche il brim, ma lo uso più che altro per stabilizzare pezzi che hanno una dimensione in Z molto più grande rispetto a XY, quindi pezzi che tenderebbero a svergolare. Chiaro. Prezzo di listino, da cosa partiamo? Questa macchina è una macchina che si aggira attorno super giù tra i 300.000 euro con tutti i servizi, installazione, formazione e training. La formazione viene fatta, diciamo, da un reparto tecnico certificato, quindi abbiamo dei tecnici certificati che hanno smontato n volte questa macchina e sono in grado di ricomporla, farla funzionare al massimo delle sue performance, e poi abbiamo un team di application engineer che è in grado di sviluppare quelle che sono le cosiddette competenze di design for additive e aiuti alla progettazione meccanica e funzionale per ottenere un componente che non solo è preciso meccanicamente, duraturo e durevole, ma è anche figlio della progettazione secondo le linee guida di design for additive. Abbastanza. Codice sconto 5% Power 3D, link in descrizione. Esatto. 5% pesa sto giro. Sì. Ciao Salvatore. Grazie a voi. Abbiamo visto la Formlabs, sì, con la polvere, e abbiamo visto la Markforge Mega Giga. Mega Giga. Ok, cosa vogliamo dire prima di quella polvere? Max, cosa ti è piaciuta? Sì, bella. Interessante. 35.000 euro. C'ha la colletta. Facciamo sì, quella. Dai. Ma più che altro per un'azienda non è un investimento da Madonna. Esatto. No. Però sempre più oggetti piccoli. Sai dove lo vedo questo? In un'azienda che conosco io che fanno valvole. Perché 35.000 euro? Valvole, ingranaggi. Cioè, però va che trasuda questo materiale. Cosa vuol dire trasuda? E passa l'acqua. Dici? Sì, perché è polvere. Cioè non è una roba... Anche però se ti ripeto, io ho fatto un test con un defangatore, sì, stampato a polvere, non era filamento. No? E non trasudava? No, l'ho testato nel mio acquario.
ma... dei test. Avrò avuto 0,1 bar di pressione, non lo so, a 2 bar di pressione si avrebbe trasudato, però... Mm. Vabbè, comunque... figata. Sì. Sì, sì, sì. E vedo che queste stampanti a polvere di solito c'è un service separato che gli fai fare. Sì. Così non hai problemi di volume, cose del genere. Però intanto ti arrivano delle botte se fai robe grosse, perché il materiale costa tanto. Costa. Dicevamo costa. La vasca... da 8 riempire. Litri, 1000 euro, Cioè tu per farla partire devi buttare 100.000 euro di materiale. Comunque poi dopo comunque c'è una parte di recupero. Sì. Sì. Però comunque investimento iniziale c'è. Sì, 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 no, quello chiaro. Bella. Poi l'altra mega giga, Markforged. L'altra pazzesca, tre ugelli. Gigante, tre ugelli. Questa è l'unica Markforged che stampa l'Ultem. Piatto riscaldato. Sì, piatto riscaldato. Camera riscaldata. Esatto. Super sotto porta bobine. Sì, sì, la stampante 300.000? Sì, sì, 300.000 euro? Sì, sì. Più che altro stampi delle... cioè faceva vedere il corpo di quel drone lì. Lo lanciava per terra. Sì. Bello, bello, interessante. Va bene, dai, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, se pensate di comprarne un paio. Veniamo a vederle volentieri. Qua non ce le possono comprare. No, non ci stiamo. Non ci stiamo. E iscrivetevi al canale. Non le compriamo per una questione di spazio. Esatto, se no ne ho già comprate un paio. Esatto. A testa. Ciao, guys. Salutiamo il Max. Ciao. Carlo, prossimo video. Ciao, boys. Ciao.